Buongiorno ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video e con un video che mi avete richiesto talmente tanto, ma talmente tanto che mi sono decisa a registrarlo e sto parlando della night routine. Sono andata a verificare sul canale ed effettivamente era da più di un anno che non registravo questo video, quindi eccolo qui. La prima cosa che sono andata a fare questa sera è stato riordinare il tavolo perché come vedete c'era il computer di Ste, lui ormai sta lavorando da casa da 2 settimane mentre io sono in ferie. Lui però lavora le sue classiche 8 ore al giorno e questa settimana ha sempre lavorato qui sul tavolo della sala da pranzo, mentre negli ultimi giorni si è spostato per comodità nel mio studio per essere più tranquillo. Comunque quella sera sono andata a togliere i vari fili e ho sistemato, cioè ho spostato il computer e ho iniziato a preparare il tavolo perché nel frattempo si era fatta ora di cena. Per cena ci siamo preparati 2 cose diverse perché dovete sapere che molto spesso succede così: per lui preparo una cosa, comunque prepariamo una cosa, e per me ne prepariamo un'altra perché abbiamo gusti diversi, o meglio a me piace variare mentre lui bene o male mangia sempre le stesse cose. Ho lavato ovviamente le mani prima di cucinare e non sapete quante volte mi lavo le mani al giorno, sono talmente in ansia che me le lavo talmente spesso che le ho secchissime. Comunque partiamo dalla mia cena. Per me ho deciso di preparare uno dei piatti che amo di più, ovvero le capesante gratinate in forno. Per prepararle vado semplicemente a prendere un po' di pan carré, di solito lo alterno al pan grattato, dipende. Oggi avevo in casa il pan carré, quindi l'ho fatto a cubetti, l'ho sbriciolato e l'ho messo all'interno del mixer. Poi ho aggiunto un po' di olio, un po' di formaggio grattugiato per dargli un pochettino più di sapore e il prezzemolo. Molto spesso acquisto il pesce surgelato, in realtà lo preferisco fresco, però devo dire che non mi dispiace affatto anche quello surgelato. Poi in questa situazione ovviamente il pesce fresco è quasi impossibile averlo, quindi lo prendo surgelato, me lo tengo nel mio freezer e quando voglia so di averlo. Sono andata poi a mixare tutto e ho creato diciamo la mia pappettina, quella che poi metto sulla capasanta per creare la gratinatura che adoro, infatti abbondo sempre. Ho preso una carta da forno, ho messo le mie capesante e le ho coperte con il ripieno che ho preparato. Avevo mezzo peperone avanzato, quindi già che c'ero ho fatto anche il peperone gratinato in forno, che lo faccio nello stesso identico modo delle capesante, e anche le zucchine le faccio così e sono buonissime, quindi provate a farlo, escono davvero una bontà. Le tengo in forno per circa 15-20 minuti con forno ventilato a 200 gradi. Poi preparo il tavolo, nel frattempo Ste stava facendo palestra, quindi ho preparato il tavolo io. Usiamo sempre le tovagliette, mai la tovaglia, ma credo che ormai lo sapete bene. E poi sono andata a preparare anche questi spadellini con pomodoro e mozzarella di Giovanni Rana, che però non ci sono piaciuti molto. Ci avevano incuriosito al supermercato circa 2 settimane fa quando li avevamo presi, però poi non sono niente di che. Ovviamente noi quando pranziamo accendiamo sempre la TV e ultimamente il nostro compagno di cena è Netflix e stiamo guardando adesso The 100, una serie TV che in realtà è uscita da tanto tempo. Noi l'avevamo iniziata, poi l'avevamo interrotta e adesso la stiamo riguardando visto che abbiamo tanto tempo libero, e devo dire che comunque ci piace talmente tanto che siamo già alla 2ª stagione nel giro di 1 settimana. Comunque vedete i piatti vuoti, ma in realtà stavamo mangiando appunto quegli spadellini di Giovanni Rana che non sono niente di che, come vi ho detto. Il pranzo di questa sera per Ste è stato molto easy perché ha voluto dei bastoncini di pesce al forno e poi si è fatto, perché lui ha sempre fame quindi prepara sempre un doppio piatto, si è fatto un toast con il prosciutto. E nel frattempo, finito di aver cenato e tutto quanto, siamo andati a riordinare la cucina, e questo lo facciamo sempre insieme perché ottimizziamo i tempi e nel giro di 10 minuti la nostra cucina e la sala è bella in ordine, siamo pronti per farci la doccia o andare a rilassarci sul divano. Questo è fondamentale, dovete assolutamente obbligare i vostri uomini, se non lo fanno, a riordinare la cucina, la sala, preparare o comunque aiutarvi in casa.
Comunque, fatto questo, cucina bella pulita e in ordine, sono andata a spegnere tutte le varie luci, ad esempio questa cappa, noi la utilizziamo tantissimo anche semplicemente come luce della cucina, anche se in realtà nasce come cappa, e poi sono pronta per andare in bagno. Intanto che io ero in bagno, Ste ha giocato alla play, poi ci siamo dati il cambio. Quindi arriviamo alla mia skincare routine. La prima cosa che ho fatto ovviamente è stata togliere i gioielli. Vado subito in doccia, non mi sono struccata prima di entrare in doccia, cosa sbagliata, lo so, in realtà sarebbe meglio struccarsi e poi farsi la doccia. Comunque mi sono insaponata per bene con questo sapone pazzesco al profumo di lampone, se non ricordo male. E dopo essermi lavata ho passato questo scrub molto zuccheroso e anche dal profumo buonissimo di Sephora, che applico su tutte le gambe, specialmente mi concentro sì sulle gambe, sulle braccia, sulla pancia. E mi piace perché non va ad arrossare la pelle. Una volta fatto questo esco dalla doccia e sono pronta per struccarmi. Ho utilizzato l'acqua micellare di Vrochet, vado a struccarmi completamente tutto il viso, parto dagli occhi e poi faccio il resto del viso. E ogni tanto, un paio di volte a settimana, vado ad utilizzare anche un dispositivo elettrico per rimuovere eventuali residui di trucco o comunque per pulire ancora più in profondità la pelle, e utilizzo un detergente che fa una leggera schiuma insieme alla spazzolina elettrica. Poi questa sera ho deciso anche di fare una maschera di Dr. Jart. Questa è stata divertentissima da fare perché praticamente ho dovuto mixare due bustine e crearmi la maschera direttamente al momento. È una maschera molto molto gommosa, l'ho dovuto tenere in posa parecchio ed è stato anche un po' complicato rimuoverla, si vede che non l'ho stesa per bene, quindi ci ho messo un pochettino di più a toglierla. Un altro prodotto che mi sta piacendo molto è questa crema per il corpo, che va ad idratare tantissimo la pelle e allo stesso tempo la lascia luminosa, infatti è una crema illuminante. E poi non ho filmato, ma sono andata a mettere la crema idratante a base di latte sul viso. Finita la skincare, pigiama messo, siamo pronti per metterci sul divano. Abbiamo preparato due tè al limone con la macchina del caffè. Ogni tanto ci piace mangiare anche biscotti con il tè caldo la sera, non lo facciamo sempre, però ogni tanto ce li concediamo. Come potete notare c'è anche Mocha e Gioia che sperano di ricevere qualcosa, però non gli diamo mai niente. E nulla, siamo così rilassati sul divano a guardare la nostra puntata. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao!